Allora, base di Git, soprattutto per chi è interessato, gli altri così possono dirmi se ve lo racconto come software engineering. Allora, Git partiamo dai concetti. Scusate le mie doti grafiche, ma questo sarebbe il computer, ok? Il vostro computer. E poi da qualche parte. Questo sarebbe il cloud. Ok, quando voi Git ha due concetti principali. Ha il concetto di repository, che è quello che per esempio c'è su GitHub. E ha il concetto che non chiama così, ma io fatemela chiamare così. Questo sarebbe un triangolo, ma non è venuto anche bene. Ha il concetto di quello che in genere nel version control si chiama no. Bene. Dicevo, c'è il portatile, c'è il computer, da qualche parte c'è un cloud che facciamo finta sia GitHub nel nostro caso. Okay. C'è il concetto di repository e c'è il concetto di working copy, chiamiamo VC. Allora, questi sono i due concetti base di GitHub. Che cos'è la working copy? La working copy è la versione del vostro programma, stiamo parlando di un programma su cui voi la state lavorando. Quindi l'ultima versione del progetto su cui appunto state lavorando. È la working copy. Il repository, per esempio quello su GitHub, è il repository che contiene ovviamente alcune delle informazioni della working copy, ma oltre al vostro codice, contiene anche tutta una serie di altre informazioni, tipo la storia. Ha i branch, ai tag e così via. Questo è un repository che viene classificato come remoto. In Git, per definizione, voi non avete solo il repository remoto, ma avete anche lo stesso repository locale. Questo perché quando hanno pensato Git, che se non lo sapete, Git è nato da Linus Torvald ed è nato per gestire il codice sorgente di Linux, del kernel di Linux, quindi non esattamente per un progettino piccolo e insignificante. Qual è l'idea che sta a base di Git? L'idea è che lui possa essere fortemente distribuito. Per cui voi potete avere, questo potrebbe essere GitLab, potreste avere un altro remoto, un altro repository remoto che è associato al vostro stesso progetto locale. Quindi voi potete avere su un computer il repository, quello su cui state lavorando, e mettere il codice sia sul repository su GitHub, sia sul repository su GitLab. Quindi permette di avere molteplici repository remoti. Come nel caso del vostro progetto, nel caso dell'assignment del Big Lab 1, voi cosa avete fatto? Voi avete a un certo punto ottenuto un repository su GitHub, come questo, e quello che avete fatto un'operazione che si chiama clone. Ci sono in Git, direi, 5 o 4 operazioni essenziali e molteplici altre. Push, pull, clone, commit e add, in realtà anche, viene citarla. E poi ce ne sono un'infinità di altre, ma davvero
tutte quelle che potete immaginare probabilmente lo fa. Quando voi avete preso il vostro progetto, voi avete fatto clone, probabilmente. Clone che cosa fa? Clone prende il clone cosa fa? Clone prende il contenuto dal repository remoto, questo, il contenuto del repository remoto e crea sul vostro computer il repository locale e crea una working copy all'interno della cartella su cui avete fatto clone. Questa working copy che cos'è? Quindi crea sia il repository locale che la working copy. Quindi in ogni momento voi avete nella vostra cartella di un progetto GitHub sia la working copy, che Git è chiamata soprattutto, che in Git è divisa sul codice che davvero fate e un hard staging, e un repository, che è proprio il clone, per cui si chiama clone, è il clone del repository remoto, ma in locale. E paradossalmente, se voi prendeste questa cartella, che questo è il repository locale dentro la cartella .git, che è una cartella nascosta all'interno del vostro progetto, no? Se voi prendeste questa cartella e la mettete su Dropbox, potreste usare per esempio il repository locale in una certa specie di... facendo una schifezza, ma potreste usare il repository locale quasi come se fosse un repository remoto, per cui tutti quelli che hanno accesso a quella cartella su Dropbox possono fare, prendere e mandare informazioni tra questo repository e la propria working copy. Basta che hanno sincronizzato quella cartella su Dropbox. Però questo è un altro discorso. Quindi, questo è quello che fa l'operazione di clone. L'operazione di clone prende il repository remoto e crea, fa il clone del repository remoto in un repository locale e crea una working copy con l'ultimissima versione del codice, se parliamo di codice, che c'è su quel repository. Poi voi lavorerete, no? Nel nostro caso, nella working copy, quindi farete delle modifiche nel vostro codice. A un certo punto sarete soddisfatti delle modifiche e vorrete rimandarle sul repository remoto. Allora, per rimandarle sul repository remoto, avrete bisogno di due altri comandi, tre anzi, in realtà, add, commit e push. Cosa fa? Chiamiamoli 1, 2, 3. Cosa fa add? Add aggiunge il vostro codice nella working copy a un'area che si chiama di staging, cioè dice a Git, guarda, questo è il codice che mi interessa che sia sotto version control. E questo è add. Dopodiché c'è l'operazione di commit. L'operazione di commit prende il codice che avete appena aggiunto, messo in quest'area che Git chiama stage, e la mette nel repository locale. A quel punto il repository locale va sincronizzato con uno o più repository remoti con l'operazione di push. Quindi add aggiunge a un'area di stage in cui mettete i file che vi interessa tenere sotto Git e lasciate fuori i file che invece non volete mettere sotto Git, che semplicemente non verranno aggiunti. Il commit dice, mette questi file con la history, con un certo messaggio che serve appunto per la storia nel repository locale, e poi push sincronizza il repository locale con il repository remoto. Il comando inverso, questo è Git in 30 secondi, il comando inverso a questo commit più push è ovviamente questo pull, che chiamiamo A. Che cosa fa questo pull? Questo pull fa una cosa simile a quello che faceva il clone, solo che a quel punto non avete bisogno di ricreare tutta la struttura, ma volete solo aggiornare il contenuto che c'è nel repository remoto sul repository locale e averlo a disposizione nella vostra working copy, sul vostro computer, per poterci lavorare. Quindi qualcun altro ha fatto push qui,
ha fatto commit più push qui, e quindi voi volete recuperare le informazioni che qualcun altro ha messo sul repository. Questo recuperare le informazioni quindi queste due frecce verdi sono entrambe l'operazione di pull. L'operazione di pull in un colpo solo fa sia l'aggiornamento del repository locale, del repository remoto, sia prende dal repository locale così aggiornato l'ultimissima versione del codice per che voi possiate avere nella working copy per lavorarci. In tutto questo è chiaro fin qui, soprattutto per chi o qualcosa non vi torna, ecco, magari a chi fa software engineering e agli altri che invece hanno bisogno delle basi. E questi sono i comandi che, indipendentemente da dove li scriviate, dall'interfaccia grafica, dal comando, eccetera, si chiamano così. Così come questo si chiama remote e questo si chiama, questo non si chiama locale, ma è il repository locale. Allora, poi ci sarebbe un altro passaggio, che è quello come faccio da qui a mettere la roba su un repository vuoto in remoto, però il procedimento è praticamente lo stesso, ed è quello che GitHub, quando create un repository, vi dà le istruzioni per fare. Quindi ci sono una serie di altri comandi che includono però commit e add. Quindi questo è quello che capita quando voi fate clone. In tutto questo c'è il concetto che si aggiunge, il concetto di branch e in realtà il concetto di tag. Perché? Perché quando voi fate il clone di un repository pieno, lui vi scarica il repository, quindi sincronizza, crea un repository locale con tutto quello che c'è nel repository remoto e crea questa working copy con l'ultima versione del lavoro che avete. E non fa solo questo, vi crea anche un branch, quello che appunto Git chiama branch, che in base a, diciamo che al momento attuale spesso si chiama master, a volte si chiama main. Sarà facile che sempre più frequentemente si chiamerà main. Perché? Perché Git ha un po' l'idea di funzionare ad albero, no? Come se fosse un albero, in cui un albero annotato con la storia di quello che succede. E qual è la storia? La storia sono i singoli commit che avete fatto, questi trattini. Allora, quando fate commit e siete in questo repository locale, il vostro commit viene messo in un certo punto, in un certo punto del ramo principale, che ovviamente se questo è l'ultimo commit non sarà così lungo, ma solo per finirà qui, no? Se questo è l'ultimo commit. E ogni volta che avrete un commit si aggiungerà un pezzo di questo ramo, farete crescere il ramo. E questo, alla fine, se avete un commit qui, no? Quindi questi saranno tutti i vostri commit sul ramo principale, o master o main, in base a come si chiamerà. Ecco, questo è come funziona Git. Quindi quando voi create un repository Git, lui crea questo ramo. Perché crea questo ramo? Perché l'idea principale è che voi possiate avere in maniera estremamente flessibile tutti, un'altra cosa, questo ramo esiste qui, ovviamente, ed è sincronizzato anche con quello remoto. Questa è una peculiarità del branch main o master, ma non è una cosa obbligatoria in Git. Nel senso che voi potete avere dei branch in locale che non esistono nel repository remoto e dei branch nel repository remoto che non esistono in locale. Non è obbligato, sono molto flessibili i branch e allo stesso modo i tag. Potete avere dei tag remoti che non esistono in locale e viceversa. Quindi i branch. I branch sono un modo per strutturare questo albero, dicevo, molto flessibili, per cui voi a un certo punto decidete, per esempio, che dopo questo commit volete avere un altro branch. Magari questo qui è, questo è il main, dove magari c'è la versione stabile della vostra applicazione, e questo è il branch test, no? Dove fate degli esperimenti.
Allora, voi a un certo punto, arrivato a questo momento dell'applicazione, avete deciso che le cose stabili continuano sul branch main e avete creato un branch test dove invece continuare con le cose che non sono tanto stabili. E questi due branch, questa applicazione a questo punto diverge, saranno due applicazioni diverse, quella che sarà sul main e quella che sarà sul test. E voi quando switcherete branch tra main e test, e sul vostro computer, nella working copy, se siete sul branch main, vedete questo, quest'ultimo commit, se siete sul branch test, vedrete invece l'ultimo commit sul branch test. Quindi anche i file che vedrete sul computer cambieranno. E i branch sono, come dicevo, estremamente flessibili, nel senso che voi potreste avere quei branch che partono da branch, che partono da branch, e avanti così. E appunto sono pensati per essere come rami di un albero, per contenere codice diverso. I branch a un certo punto, se uno volesse, possono poi anche essere ricongiunti col branch principale. Ovviamente il codice che sarà nel branch test dovrà essere in qualche modo riunificato, unito col codice che c'è nel branch main. E questo è il concetto di branch. E i branch ovviamente, quando tipicamente si riuniscono nel branch main o master, poi il branch si cancella, perché a quel punto tutto il codice e tutta la storia che c'è in questo branch test viene riunita con la storia del branch main. Adesso rispondo alla domanda in chat. Cosa analoga per i tag? I branch, voi potete avere questo branch test qui, in locale, ma non averlo mai qui, nel remoto. Nel remoto avere solo il main e nel locale invece avere questo branch test. Oppure potreste anche sincronizzare nel remoto e nel locale entrambi i branch. O avere solo il remoto e non il locale. E i tag invece sono un altro concetto molto flessibile, sempre di Git, che permettono di prendere un certo punto della storia e dargli appunto un tag. Quindi fissarlo nel tempo. Dire ok, questa qui è la versione 1 del software. E allora posso magari scaricarla, posso... È un modo per fissare nel tempo un certo commit di un certo branch. Essenzialmente è quello. Poi il commit rimane nel branch main e voi è solo un modo per taggarlo. Il concetto di fork è un concetto che non fa parte di Git, è un concetto che hanno adottato GitHub, GitLab e gli altri, che consiste essenzialmente nel prendere un repository remoto di una certa persona 1 e di, come dire, crearne una copia da qualche parte per la persona 2. Ma a quel punto sono due repository remoti completamente diversi che si comportano in maniera completamente diversa e indipendente. Poi certo si può anche riunire con quello che GitHub chiama pull request, si può riunire il codice del repository forcato con il repository originale, se chi possiede il repository originale è d'accordo con questa scelta, con questa cosa. Però non fa parte di per sé di Git, è una cosa che hanno inventato dopo per aumentare la socialità, diciamo, di GitHub, di GitLab e di tutti quelli che implementano questo meccanismo. E così come le pull request non fanno parte di Git, sono una cosa che sono nate dopo. Ok, questo chiarisce o confonde le cose ancora di più? Poi adesso lo guardiamo anche magari nel codice, così, e poi rispondo anche un po' alle domande che avete fatto prima. Però a parte Lorenzo e Alexander, gli altri? Sì, poi mostro i comandi. È possibile annullare un push in... Non puoi annullare un push una volta che è fatto? Però in GitHub ci sono, come dicevo prima, in Git puoi fare praticamente quasi tutte le cose che vuoi.
Quindi non è possibile annullare un push per il semplice fatto che il push non fa altro che sincronizzare il repository locale con il repository remoto. Quello che puoi fare è, diciamo che è una cosa che è avanzata, ci sono una serie di comandi, tra cui un comando che si chiama rebase. Beh, è un aspetto molto avanzato, che molte interfacce grafiche non implementano, che permette di, per esempio, riscrivere la storia. Quindi riscrivere un pezzo di questo albero. Allora, se io ho fatto push di un commit che poi non voglio più, posso fare il rebase di quel pezzo di albero, cancellare il commit, cancellare dei commit passati, unire dei commit in qualche modo e rifare push. E a quel punto sul repository remoto la storia sarà cancellata e quindi quell'ultimo commit che vuoi eliminare, suppongo col push, o quell'ultimo set di commit che vuoi eliminare col push, non esisterà più. Da quel momento in poi è come se non fosse mai esistito. Ma sono comandi avanzati. Sì, una volta che cancelli, meglio non sbagliare, una volta che cancelli i commit non è che puoi ricrearli. Magari si può, ma è improbabile. Però quello che potete fare, che in genere si fa, è prima di tutto cioè non è necessario fare sempre commit più add e push tutte le volte. Cioè uno potrebbe anche fare commit 5 volte e a fine giornata, dopo un'ora, eccetera, fare push. Perché? Perché il push ha come obiettivo quello di prendere, lo ripeto, la roba che c'è nel repository locale e sincronizzarla con quella che c'è nel repository remoto. L'operazione che mette le cose dal repository, dalla working copy o dall'area di stage al repository locale è il commit. Quindi sono operazioni indipendenti che in genere sono concatenate ma rimangono indipendenti. Quindi posso fare commit di 4 volte in un'ora o ogni 5 minuti nel repository locale, poi dopo un'ora, dopo un tot, quando sono sicuro, sincronizzo il repository locale con il repository remoto. Se poi ho per esempio committato o ho fatto push di un qualcosa che ho sbagliato, posso sempre ricorreggerlo, rifare commit e rifare push. Rimarrà traccia nella storia del repository remoto e nella storia del repository locale, però non importa se non è una cosa segreta per cui non si deve vedere nella storia, no? C'è un errore e lo sistemo e rifaccio commit e rifaccio push. Mi sono perso una domanda. Fatta un'app React locale, come faccio ad aggiungere un repository remoto? Adesso vediamo i comandi così. Federico, un'app locale, un repository remoto vuoto? Non lo fai. O meglio, se hai un repository remoto con già qualcosa, prima fai clone. E a quel punto sul tuo computer ci copi l'applicazione, la cartella che ha l'app React locale, fai add, commit e push e finisce sul repository remoto. Ma magari adesso lo facciamo così, facciamo un'app React locale come esempio. Quindi chiudo questa immagine, avete qualche domanda su questo pasticcio? Ok, allora, facciamo così. Facciamo un repository su GitHub. Chiamiamolo test. Non importa. E aggiungiamoci un file readme così è pieno. Anzi no, facciamolo senza niente, così vediamo anche cosa succede da zero. Allora, quando voi create un repository vuoto su GitHub, per esempio, quindi ha creato questo repository remoto su GitHub,
Voi, ecco, quello che vi suggerisce di fare è creare un nuovo repository sul vostro computer, oppure se avete già un repository sul vostro computer, già un repository Git, potete fare potete caricarlo qui sopra. È anche possibile, ma non è consigliato, fare il clone di un repository vuoto. Nel senso che funziona, ma vi dà un warning dicendovi è bene non farlo. Allora, adesso ve lo faccio vedere dalla linea di comando, anch'io come fa no software engineering. Metto solo quello un po' più grosso. Allora, facciamo finta che io creo una cartella qui, che chiamo di nuovo test, e in questa cartella test ci aggiungo un file che si chiama readme. Ok, e poi ci scrivo qualcosa con Visual Studio Code, qualunque cosa, tipo test. E questa è una prova. Ho il mio file di testo, tipicamente, scritto. A questo punto voglio caricare la roba nel mio repository. Questa è una cosa che voi non avete fatto perché voi avete fatto clone. Poi magari vediamo anche il caso del clone. Allora, cosa fate? Beh, fate quello che vi dice di fare praticamente Git, qui. Il primo comando da dare è git init. Git init crea un repository nella cartella che avete fatto. Cosa vuol dire creare un repository? Che essenzialmente crea questa cartella .git. Per cui se voi andate a vedere, oltre al readme c'è una cartella nascosta che si chiama .git, che è il repository locale. Volete cancellare il repository locale? Cancellate la cartella .git. Se cancellate la cartella .git, il progetto, quindi la cartella, non è più sotto Git, non è più sotto version control. O volete passarla a qualcun altro, eccetera. E quindi questo inizializza un repository locale. A quel punto potete aggiungere o un singolo file col comando git add, oppure se avete più file, più cartelle, eccetera, potete fare git add punto, che aggiunge tutto. Qualcuno chiedeva del git ignore, giusto? O no? Ecco, c'è un file, se volete, però immaginiamo che qui in questa cartella ci sia la cartella node modules, che facciamo finta che ci sia, no? Che la creiamo, ma... Ecco, io ovviamente non voglio, perché React lo fa già da solo, ma facciamo finta che questo non sia un progetto React, e io non voglio caricare questa cartella. Allora, git, voi potete o non caricarla, per cui se adesso scrivete git status, vi fa vedere lo stato e vi dice che lo stato è che non ci sono commit e che c'è un solo nuovo file da fare il commit, che è questo readme. E ovviamente questa cartella node modules è vuota, ma fatemi aggiungere qualcosa dentro. E perché le cartelle vuote non vengono caricate su Git. Ecco, se faccio git status, quando ho un file nuovo, una cartella nuova, oltre a cambiamenti ad essere caricati col commit, vi dice anche che ci sono dei file che non sono stati, che sono ancora non tracciati, che non sono ancora sotto Git, come per esempio la cartella module. E vi dice, se volete committarla, fate git add file, nome del file, nome della cartella, e lui ovviamente aggiunge tutto. Quindi, da una parte potreste decidere di ignorare questa cartella, e quindi tutte le volte che fate git add, semplicemente fate git add di tutto tranne che della cartella node modules. Oppure git ha un meccanismo che consiste nel creare un file che si chiama .gitignore, e questo è indipendente dal sistema operativo, che è un file di testo che è nascosto anche lui, che è un file di testo dove potete andare a scrivere quello che non volete che sia committato, mai, quantomeno finché è presente in questo gitignore. Quindi, per esempio, uno potrebbe dire che i file dsstore di Mac non dovrebbero essere committati, e che i file thumbs.db, che ci sono in certe versioni di Windows, pure.
non solo nella cartella test, dove siamo adesso, ma anche nelle cartelle che sono dentro test, quindi in maniera gerarchica, recursiva in un certo senso. E possiamo anche dire che la cartella node modules, non, quindi una riga, nome di file o nome di cartella per riga, anche la cartella node modules non sia committata, mai, finché è presente nel file gitignore. Quindi se voi poi salvate e chiudete questo file, che potete aprire come volete, e aggiungete il gitignore a git, sempre con gitadd, e rifate git status, vedete che non vi dice più che node modules non è tracciato, ma semplicemente lo ignora. Perché lo ignora? Perché in questo file gitignore. Questo file gitignore, anche lui, come dicevo prima, se lo definite nella root della cartella, in questo caso test, poi vale anche per le cose che sono nelle sue sottocartelle. Quindi a questo punto abbiamo il nostro readme, abbiamo il nostro gitignore, siamo soddisfatti del nostro risultato, sono aggiunti e quindi possiamo fare git commit. Git commit richiede obbligatoriamente un messaggio, che finisce, che è quello che finisce nella storia, che dovrebbe spiegare in poche parole che cos'è che state caricando su git, che cos'è questo commit che state facendo. No? Allora, all'inizio in genere è first commit, oppure initial commit, oppure aggiunto login, oppure aggiunto CSS, qualcosa che rappresenti cosa avete fatto nel commit. In questo caso possiamo mettere inizio. Date invio, a questo punto abbiamo il repository locale che è nella cartella test che è a posto. Dobbiamo fare due operazioni. Uno, dire a questo repository locale chi è il suo repository remoto e poi mandare le cose sul repository remoto. Allora, di default git crea, e se fate git branch lo vedete, crea un branch quando create un repository che si chiama master. GitHub con questa riga git branch -m main vi suggerisce di rinominare master in main. Quindi vi dice il branch attuale, modificalo chiamandolo main. Questo non è obbligatorio, ma sarà probabilmente una cosa che a un certo punto diventerà uguale per tutti, l'usare il main invece che il master. Adesso non facciamolo, ma giusto per risparmiare tempo. E a quel punto dobbiamo dire con questo comando, che possiamo copiare e incollare da qui, e questo comando cosa dice? Dice al repository locale di aggiungere un repository remoto che avrà come nickname origin e avrà come indirizzo, in questo caso SSH, ma se voi volete HTTPS, funziona anche con HTTPS, basta schiacciare qui, che avrà come indirizzo il repository remoto. Qual è l'indirizzo del repository remoto? E voi in questo modo, dando questo comando con un nickname diverso e una URL diversa, ottenete agganciate diversi repository al vostro repository, diversi repository remoti al vostro repository locale. Nel corso ne avremo uno solo, che è quello di GitHub. Quindi copiamo e incolliamo questo e diamo invio. Abbiamo fatto add, abbiamo fatto commit, abbiamo creato il link tra il repository locale e il repository remoto, a questo punto possiamo fare push. Ecco, GitHub vi suggerisce di aggiungere questo. Cos'è questo? Questo dice che voi dovete fare push su il repository remoto, il cui nickname è origin, del branch main o master, in questo caso se è stato rinominato diventa main. Questo menu cosa dice? Dice questo è il push di default. Quindi la prima volta date git push menu origin main, dalla volta successiva in questo repository, ogni volta che scriverete git push senza niente di seguito, vi farà automaticamente il push del master, del repository, del branch principale su origin, quindi su questo repository. Se voi non mettete questa U, tutte le volte dovrete scrivere git push origin master origin main. Quindi per quello vi suggerisce, è un default. Quindi facciamo copia e incolla anche di questo.
Ah, sì. E poi io non l'ho rinominata main, quindi si chiama master. A quel punto lui carica tutto, vi dice che ha creato un nuovo branch che si chiama master sul repository remoto e se noi andiamo a aggiornare questa pagina, vediamo che c'è il nostro file, readme, il nostro file gitignore, ci sono i nostri branch, in questo caso solo il master, e possiamo vedere la nostra storia. Quindi chi ha fatto l'account GitHub che ha fatto questo commit e il messaggio di commit, se noi schiacciamo su inizio, vediamo anche le modifiche che sono state fatte ai file inclusi in quel commit. Questo ce l'abbiamo anche nel repository locale, ovviamente in linea di comando, non in un formato così carino, diciamo, come potrebbe essere su GitHub o su un'interfaccia grafica. Ora, cosa facciamo? Chiaro fin qui? Ok. Ora, proviamo a fare il clone, quindi fatemi cancellare questa cartella test. E facciamo il clone di questo repository. Quindi qualcun altro l'ha creato e possiamo fare il clone. Quindi, come nel vostro caso, dei progetti o del. Per fare il clone, andiamo qui, prendiamo di nuovo la URL che vogliamo, copiamo questo link e facciamo git clone e gli incolliamo il link. E git clone fa tutto quello che abbiamo già detto, crea una cartella che si chiama in questo caso come repository, si può passare anche il nome della cartella che vogliamo creare come ulteriore parametro git clone, se non vogliamo crearla che si chiami così, e dentro ci sarà, se andiamo a aprirla da qui, perché ci sono un sacco di file nascosti, ci sarà il nostro punto gitignore e ci sarà il nostro readme, esattamente quello che era qui. Che altro? Lavorando in gruppo, qua siamo ancora abbastanza nelle basi, lavorando in gruppo può capitare che emergano dei conflitti, che era quello che qualcuno chiedeva. Cioè, cosa vuol dire? Che magari qualcuno, un vostro collega, modifica il file README sul proprio computer, poi fa push, fa commit, push e va a finire qui, in test. E voi nel frattempo pure modificate il readme e decidete, per esempio, che questo qua non si chiama più test, ma si chiama prova, e questo è un test. Ma ovviamente voi non sapete che l'altra persona ha fatto delle modifiche e ha caricato un qualcosa di diverso. Quindi avete un repository remoto che è aggiornato in maniera diversa da quello che avete sul vostro computer. E allora, voi non lo sapete, ma anche se lo sapete non potete farci molto, cosa andiamo a fare a questo punto? Andiamo a fare git commit, dovremmo fare git add di nuovo, se facciamo git status ci dice che il readme è stato modificato. Quindi dovremmo fare di nuovo git add readme, quando è un file già stato inserito dentro git, ed è stato quindi solo modificato, quindi un file esiste, ma è solo modificato, possiamo usare git commit meno am, dove a sta per add, m sta per messaggio. Quindi lo stesso git meno m, commit meno m di prima, ma che ha questa funzionalità in più di aggiungere, che ripeto, funziona solo per i file modificati, per i file creati da zero bisogna fare add. A questo punto messaggio, nuovo titolo. E fin qui tutto bene, se facciamo git status, vediamo che ci dice niente da committare, fai git push per pubblicare i tuoi commit locali, quindi adesso abbiamo tutto nel nostro repository locale. Quando facciamo git push, ci dice rejected, errore, e vi spiega qual è l'errore. Perché? Qual è l'errore? Lo capite anche da soli, no? Che ovviamente c'è sul repository remoto una versione diversa del repository locale.
E allora vi suggerisce anche cosa fare, almeno una volta lo faceva, qui. Tu potete provare prima di tutto di integrare i cambiamenti remoti, per esempio con pull, prima di fare push. Quindi prima di ricaricare tutto, prima scarica quello che c'è di nuovo e poi eventualmente ricarica. Allora, git pull, che vi ricordo aggiorna sia il repository locale sia la working copy, quindi fa queste due operazioni insieme, fa il contrario di push e il contrario di pull, di commit. In alcuni casi riesce a fare il merge, quindi del contenuto sul repository remoto e del vostro progetto. In quali casi? Beh, per esempio, se io invece di modificare il mio collega ipotetico che ha modificato il readme su GitHub, invece di modificare il readme aggiungeva un altro file e io modificavo il readme, in quel caso era un merge che avveniva in maniera automatica, perché era un file nuovo che io non avevo e quindi non c'era nessun tipo di problema. Quindi finché voi lavorate su un file o su un set di file e qualcun altro lavora su un altro set di file, non importa chi fa commit, pull, push prima, perché tanto quando uno fa pull, gli altri file che sul suo computer non esistono appaiono e non ci sono problemi, non ci sono conflitti. E il conflitto emerge quando due persone o più persone lavorano sullo stesso file. Allora, in quel caso, Git non può sapere qual è la versione giusta da tenere, se quella sul repository remoto, se quella sul repository locale o quant'altro. E allora quello che fa è questo che è capitato adesso, ma se voi vi dividete bene il lavoro, per cui evitate in più di toccare gli stessi file, questo capita raramente o meno frequentemente del previsto, e vi dice che c'è un conflitto nel contenuto, in readme, vi dice anche dove sono i conflitti, e che il merge automatico è fallito, mentre se appunto fossero stati file diversi e andava bene, e di sistemare i conflitti e poi di fare i commit. Quindi vi dice anche cosa fare. Allora, apriamo il readme, perché è sul nostro readme che abbiamo qui, e vediamo quali sono i conflitti. Allora, GitHub vi evidenzia, in questo caso Visual Studio vi aiuta, se questo è un aiuto, vi fa vedere quali sono i conflitti, cosa sono le cose che sono cambiate. Allora, vedete, il titolo non ce lo dà come conflitto, perché il titolo effettivamente è cambiato, ma qui nessuno l'ha cambiato il titolo. Qui la modifica è stata aggiungere questa frase. E quindi lui prende, dato che nessuno ha toccato il titolo, allora il titolo va bene, quello che hai appena fatto tu. Ma il problema è stato che io ho cambiato anche la prima riga, che è la stessa riga, e poi questa ha aggiunto un'altra riga. Quindi anche nel contenuto è cambiato qualcosa. E allora cosa vi fa vedere? Vi fa vedere qual è il vostro cambiamento. Quindi mette queste freccettine con add e il vostro cambiamento. In questo caso una riga sola. Poi mette questa serie di uguali e questo è il cambiamento che arriva dal repository remoto. E sta a voi, e questo è l'hash del commit specifico. E allora, qui vi dà alcuni scorciatoie, per esempio confrontare i cambiamenti, mettendoli così, se volete vederlo in maniera più grafica, diciamo. Ma qui sta a voi, in ogni caso, a decidere cosa fare, in base alla vostra conoscenza del codice che state sviluppando, della scritta che state sviluppando. Quindi io, per esempio, decido che voglio tenere una via di mezzo, che voglio mantenere questo è un test e questo è un altro test. Allora, cosa faccio? Beh, vediamo se me lo fa fare. Cancello sicuramente tutta questa roba che mi mette Git, che non mi serve, e mantengo, eventualmente modifico, questo è un altro test, e modifico quello che mi serve per risolvere il conflitto. Salvo il file, lo chiudo, e torno qui e posso fare git commit. Se faccio git status,
mi dice che c'è ancora il readme modificato, quindi git commit meno am risolvo conflitto, e a questo punto posso fare git push. A questo punto il push non ha più nessun problema, e se io aggiorno questo, mi trovo il titolo che ho cambiato io e la frase che ho fatto il merge in maniera manuale, perché quella automatica non era possibile farla. Ok, e queste direi che sono tutte le basi che posso immaginare di potervi dare. Qualche domanda più specifica? Al netto di quelle che avete già fatto prima, ecco, sulle basi quantomeno. E poi si va avanti così. Add, commit, push e poi pull quando si vogliono prendere le modifiche che fate qualcun altro, eventualmente si risolve il conflitto, e poi commit, push, pull, commit, push, pull e avanti così, fino a che non siete soddisfatti, ecco. Domande su questo fin qui? Posso spiegare cos'è un pull request? Una pull request è una cosa che non è standard di Git, è una cosa che esiste in GitHub e in Co, e che permette di suggerire dei cambiamenti in un repository remoto che non è vostro, su cui voi, o quantomeno su cui voi non avete i privilegi di scrittura, perché se aveste i privilegi di scrittura fareste push direttamente. Quindi immaginiamo che questo test sia un repository mio e che io questo fantastico readme che ho fatto voglio metterlo su un altro repository, vediamo se me lo fa fare, o anche in realtà per due branch. Allora aspetta, fammi fare così. Allora va bene, non riesco a farlo perché mancano i branch. Quindi una pull request è dire, caro repository X, diverso da me, vorrei che tu prendessi il mio codice e lo incorporassi nel tuo. Perché? Perché per esempio il mio repository test è un fork, come dicevo prima, del repository, non lo so, facciamo finta che voi facciate un fork di React. Fate delle modifiche per migliorare React, per andare alla versione 18 di React, adesso siamo alla 17, e poi fate una pull request per dire a Facebook, in questo caso, cari maintainer di React, vorrei che voi consideraste di integrare le mie modifiche nel vostro repository di React. Perché voi ovviamente non avete i privilegi di scrittura sul repository di React, ma avete i privilegi di scrittura sul vostro. Però avete fatto una modifica che a loro può essere utile e quindi fate questa richiesta di aggiornamento del loro repository. Questa richiesta di aggiornamento del repository su GitHub può essere fatta anche tab branch diversi. Adesso non so se da qui riesco a duplicare questo branch. Fatemi creare un nuovo branch. E poi fatemi fare una modifica nel branch. Quindi adesso ho creato un altro branch da GitHub, che è un branch solo remoto, quindi, in cui io nel branch test ho questo readme con scritto prova 1, 2, 3, e nel branch master ho questo readme con scritto prova. Ecco, GitHub si accorge, appunto, pull request è nata per passare da un repository all'altro, ma GitHub l'ha implementata anche per unire due branch diversi. In questo caso GitHub si accorge che c'è un branch che si chiama test, che è più recente del repository, che nasce dal repository master e è più recente di questo repository, e quindi vi permette, vediamo sempre da qua, è uguale, vi permette di fare il confronto, e lo fa in automatico, e se riesce a fare il merge in automatico, come nel caso di conflitti, lo fa da solo, se no vi dice
cosa c'è da fare prima di poter fare il merge, e a quel punto potete creare una pull request, che in questo caso verrà soddisfatta immediatamente, perché io ho i privilegi pieni su questo repository, ma magari avete un utente con privilegi non pieni, e quindi questo è unire test, unire branch. Io creo una pull request, lui verifica se può essere unita, e in questo caso l'owner del repository, che in questo caso sono sempre io, ma immaginiamo che voi, che questo qui siate voi, che non avete privilegi su questo repository, io guardo la pull request, dico sì, che bello, mi ha corretto qualcosa, posso unire branch, e quindi premo qui, e confermo il messaggio e confermo chi ha fatto appunto questa richiesta, e confermo il merge, quindi confermo la pull request si chiude, e io adesso nel branch master ho il codice aggiornato dall'altro branch o dall'altro repository se fosse. Tommaso? Però ripeto, questo è un meccanismo di questi servizi, non è un meccanismo di Git, no? Una pull request non la fate la linea di comando o da un tool che non sia un tool di GitHub o di GitLab, o quindi che sia brandizzato per uno specifico o personalizzato per uno specifico servizio. E allo stesso modo potete creare dei tag direttamente da GitHub, visto che dovrete creare il tag final, potete creare anche la linea di comando, fare push, ma visto che serve principalmente remoto, potete crearlo da qua. Qui si mette il nome del tag, quindi qui quando voi avrete il Big Lab da consegnare, scriverete un tag final e lui creerà, vabbè, non solo il tag, ma anche la release che sarà final. E questo, se noi andiamo a vedere qui, vi dirà, vedete, su Git tag vi dice che non ci sono tag, perché questo tag è remoto. Se faccio git pull, lui mi tira giù sia il nuovo branch remoto e sia il nuovo tag final. Quindi se faccio git tag, a questo punto avrò anche il tag final che ho appena creato da remoto, ma magari non mi interessa, e se faccio git branch, invece vedrò qual è il branch attuale. Questo con l'asterisco. Non vedo test perché è stato già mergiato a livello di server remoto. Adesso guardiamolo in... se durante il lab di lunedì, facendo prove per conto mio, riuscivo a rendere effettive le modifiche in remoto solo tramite l'opzione Publish Branch da Visual Studio Code. C'è qualche differenza con normale push? Direi di no. Però guardiamolo, così apriamo questo progetto con Visual Studio Code, tanto è un file, non ha problemi. Sì, poi in chat Riccardo ha messo un link a un riassunto dei comandi da GitHub, ma ci sono davvero, che credo sia anche linkato nel testo del laboratorio su GitHub Classroom, ma davvero ce ne sono milioni di queste guide, perché appunto. Allora, diciamo così. Ok. Però guardiamo un attimino qui, così rispondiamo a qualcun altro che chiedeva qualcosa su Visual Studio Code. Facciamo questa modifica e a quel punto lui si accorge che è modificato e andiamo a vedere di qui. Io questo non l'ho mai visto, non l'ho usato, quindi in realtà qui ti fa vedere i cambiamenti. Ti permette di aprirlo, di rifiutare i cambiamenti. Stage changes. Stage changes è l'equivalente dell'add. Quindi se faccio stage changes, lui lo mette, e a quel punto dovrebbe metterlo. A quel punto con questi bottoni che sono totalmente non intuitivi, posso fare commit e ci vuole il messaggio,
pro cambiamento. Sì, diciamo che questa interfaccia grafica poteva essere fatta meglio. E a questo punto, da questi bottoni, posso scrivere push. Tu dicevi che hai trovato publish branch. Che però in teoria dovrebbe fare praticamente quello che fa un push. Esatto. Allora, la differenza è che Publish Branch non fa solo il push, cioè in questo caso fa il push, fa l'equivalente del push. Publish Branch, dato che i branch possono esistere in locale e in remoto, Publish Branch cosa fa? Prende un branch locale che magari in remoto non esiste e lo pubblica, lo crea anche in remoto. Quindi crea, fa il push del branch nuovo che ti ho appena creato. Che se il branch già esiste è equivalente, è la stessa cosa, no? A quel punto diventa equivalente. Molteplici account. No, prima dei molteplici account, c'è qualche altra domanda che mi sono perso? Soprattutto sul merge, sul branch e su Visual Studio Code. Ah sì, allora se vogliamo gestire i branch, linea di comando. Allora, se volete gestire da Visual Studio Code, io spero bene che ci sia un modo per... Si può andare su branch, creare un branch... create branch, crea un branch locale, crea branch from, lo crea dal master, quindi per esempio creiamo un branch dal master, da head. Allora, qual è la differenza tra questi quattro? Vedete cosa ci fa vedere? Ci fa vedere final, che è il tag, origin test, che è il test, il branch remoto. Origin head è la testa, quindi l'ultimo commit di origin, e origin master del branch principale, che in questo caso è di nuovo master. Origin master è master, ma sul server. Master è il branch locale master e head è la testa del branch locale master, che in questo caso spesso coincidono queste due cose. Perché ci fa vedere sia il locale che il remoto, perché magari il remoto è più indietro, più avanti rispetto a quello locale, noi vogliamo creare un branch da master. Quindi, sì. Questo l'ho capito anch'io. Chiamiamolo prova e lo creiamo da master. Ok. A questo punto potete fare da qui. Da qualche parte ci sarà sicuramente la possibilità di capire in quale branch siamo. In basso a sinistra. In basso a sinistra ci dice che siamo su prova. Come vi dicevo, non lo uso questa cosa, quindi per Git. E se cliccate qua mi fa anche vedere gli altri branch, quindi potete anche passare tra prova e master e quant'altro. Quindi se io sono su prova e andare su master, lui mi fa il passaggio su master. E se sono su master posso andare su prova. E se voglio farlo da linea di comando, posso anche farlo da Visual Studio Code, prendendo qui il prompt. Con git branch vedo quali sono i branch e quello con l'asterisco è il branch attuale corrente e se faccio git checkout master mi cambia al branch master e quindi su git branch vedo che master adesso è quello con l'asterisco. E il cambiare vuol dire che i file che sono qui nella cartella sono aggiornati rispetto ai file che sono nel branch. E poi potete sempre ritornare all'altro branch quando volete. Però potete farlo o da qui o da linea di comando equivalente.
raccontato tutto tranne il molteplice account. Sì, no. Va bene, lo prendo per un sì generale da tutti. Allora, per il molteplice account, allora, il problema del molteplice account è che Git, sul vostro computer, mette come default, un indirizzo mail. Associa all'utente locale un indirizzo mail. C'è sicuramente un modo per avere più indirizzi. Chi è che mi chiedeva del molteplice account? Scusate. Ok. C'è sicuramente un modo che però io in questo momento non ricordo, però se vuoi c'è un bellissimo sito che è quello di Git dove ti puoi divertire a leggere tutta questa roba. È un problema di configurazione. Per cui ho impostato qua come global il tuo indirizzo mail, tu potresti farlo come local, però dentro ogni cartella dovresti farlo e quindi mi sembra un pochino forse ridondante. Però qual è il problema? Io per esempio ho, beh, come tutti, c'è un trucchetto in un certo senso quantomeno con GitHub per risolvere questo problema, per risolvere il problema del molteplice account. Nel senso che qual è il problema con GitHub? È che se voi fate commit da un... Vediamo se riusciamo a recuperare questo test. Se voi fate commit da un indirizzo mail che non è quello associato a GitHub, voi qui non vi compare il vostro nome cliccabile che vi porta sul vostro profilo, eccetera. Quindi si perde questo collegamento tra l'account GitHub e l'account, come dire, e l'indirizzo mail con cui avete fatto commit, ma poi funziona tutto, non è un problema. Però in effetti si perde questo link. Allora c'è un modo in GitHub, adesso però stoppo la registrazione, perché vado nelle mie impostazioni, che vi permette di definire, anche perché non ricordo dov'è, che vi permette di definire molteplici indirizzi mail associati a GitHub. Poi uno è sempre quello principale, che è quello con cui fate login, eccetera. Ma gli altri sono tutti indirizzi email che potete associare anche in maniera temporanea, poi a un certo punto potete rimuoverli, per appunto avere questo aggancio in maniera più robusta. Quindi per cui se avete impostato tutto con l'indirizzo pulito, ma GitHub l'avete sull'indirizzo Gmail, potete aggiungere per un mese, per 2 mesi, per quel tempo che vi serve su GitHub l'indirizzo pulito, così il link al vostro account rimane lo stesso, esattamente come qui, come se fosse questo, e ovviamente tutte le altre informazioni, vedete qui in questo caso l'indirizzo mail non ce lo fa neanche vedere espressamente, direi. E se io schiaccio sul mio profilo, torno qua, quindi alla fine se schiaccio sull'immagine, vado sul mio profilo, dove c'è l'indirizzo mail, quello pubblico, quindi sono comunque abbastanza nascoste queste informazioni, se uno non le volesse. Quindi andiamo a vedere nell'impostazione dove è questa cosa, ma credo che quella sia la strada più veloce per gestire molteplici indirizzi, cioè farlo gestire a livello di server. Però stoppo la registrazione.